tra i dilettanti, oltre ad essere un amico, un allenatore vincente, Claudio Ballerini, allenatore della Geotermica. Sei spesso a Grosseto con questo calciomercato che ti tiene impegnato. Intanto complimenti per i due campionati consecutivi vinti. Grazie di tutto, insomma. Sì, vengo volentieri a Grosseto, soprattutto a questa manifestazione, a questo torneo che è importante per i ragazzi e che dà un lustro anche a chi organizza questo torneo da tanti anni. E tra l'altro il babbo dell'operatore Andrea Lucetti, suo padre è veramente la mente di questo torneo. Hanno sempre fatto un ottimo lavoro e tutti gli anni c'è sempre più persone a vedere, quindi E questa sera gioca anche il Venturina, dove te hai militato per qualche anno. Sì, sono stato anche a Venturina, ricordi piacevolissimi, quindi tra l'altro è stato il primo anno di eccellenza della categoria proprio in assoluto. Esatto, dopo lo spareggio di Volterra contro il Perignano, il Venturino doveva salire in Serie D, ma era il primo anno che misero nel mezzo tra la promozione e la Serie D l'eccellenza. E si beccò il Livorno proprio. E se non vado errato c'era anche un certo Giacomo Aprili. Grandissimo arrivato, uno dei più forti giocatori che le nostre zone abbia tirato fuori. La penso anch'io così. Esatto, quindi saluto se ci vede. Sicuramente lui dovrebbe essere anche da queste parti, fa il fotografo, perché tutte le sere qui lui. Comunque vincere due non è facile. Ha trovato una società veramente che ti ha messo anche in condizioni di poter agire, e poi se non vado errato il prossimo è il quinto campionato consecutivo che sia sulla panchina. C'è incollato su quella panchina. Vuol dire che lavori bene, sta lavorando bene. Segno che si sta facendo un bel lavoro, quindi sicuramente la società diciamo è sempre navigato fra la prima categoria e la promozione in maniera più che meritata, perché ha sempre avuto le risorse per potersi permettere di stare anche a livelli alti di questa categoria. Ora sì, ci siamo tuffati in questo campionato di eccellenza, che per ora è nuovo, dove si vede delle realtà importanti come società. Comincia a essere veramente un campionato vero. Un campionato vero. Con tutto rispetto per gli altri. No, ma si dice appunto che è la Serie A dei dilettanti, quindi si perché va. Perché poi se la Serie D siamo già al semiprofessionismo. È un altro calcio, quindi si parla di campionati dove appunto si è rischiato di giocare col Grosseto se non si salvava all'ultimo minuto con quel fallo di mano sulla riga. Si gioca con una Massese dove ci sono. Però non mi piace parlare in questo momento del Grosseto, è vero. No, c'era un fallo di mano. Bene, ma sì, aveva subito bene quest'anno troppi torti. Però. Scusate, se ho detto. No, hai fatto bene, ma mi sembra logico che risponda. Si è rischiato di giocare contro il Grosseto. Senza dubbio, sì. Esatto, perché era un peccato vedere il Grosseto. Ecco perché tu si è rischiato. È un peccato vederlo che poteva fare una cosa del genere. Quindi, ma ci sono in realtà appunto città importanti dove c'è la Massese che si naviga appunto in un campionato del genere. Così che per noi è veramente un campionato dove c'è da tirare fuori basi nuove come società per poter cercare di rimanere nell'Olimpo dei dilettanti, ecco, diciamo. Te, Claudio, è già alcune volte che ti vedo quando sta giocando il Venturina. Cioè, hai in mente qualche ragazzo del Venturina? Potrebbe essere un serbatoio importante per noi. Perché anche perché è vicino alla zona. È una delle zone più vicine a noi, che è difficile poter cercare, trovare dei ragazzi che possono venire a dare una mano nella vostra parte. Quindi diciamo Venturina potrebbe essere un serbatoio importante, che lo è sicuramente, e quindi siamo qui a vedere. Vengo tutti gli anni proprio perché e ci siamo visti già. E mi ricordo, vorrei concludere con un discorso Venturina, perché te in quei 2 o 3 anni che hai giocato a Venturina, all'epoca qualche intervista te l'ho fatta allora, perché io seguivo tutte le partite del Venturina in casa e fuori con Teletirreno allora. Esatto, quindi sei sempre stato dietro di me. Mi sembra di essere tornato più giovane, però. Sei sempre giovane, sei sempre in pista e c'è sempre quella verve importante per stare dietro a queste manifestazioni. Quindi fa piacere rivederti, fa piacere stare con voi, fa piacere ritrovarsi anche in queste manifestazioni. Claudio, grazie della tua. Grazie a voi. Te lo sai che Grosseto Sport arriva da tutte le parti, seguici perché so che
ogni tanto ci dà uno sguardo, e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, vi seguirò senz'altro. Ciao.